Acquista l'esclusivo capo per i 105 anni del Padova su 665fashion.it. Per la 23esima giornata nel girone C di Serie D, il Padova capolista ospita al Euganeo il Fontana Fredda per cercare la quinta vittoria consecutiva e magari l'allungo in classifica sull'Alto Vicentino. Partono forti i biancoscudati, c'è il tiro di Petrilli parato da Vicario. Ancora Padova, ancora Petrilli, mette in mezzo, arriva Mazzocco, il diagonale, sfiora il palo. È un Padova però che fatica più del dovuto a creare occasioni da gol e quindi il Fontana Fredda, che si difende molto bene, prova ogni tanto anche a mettere la testa fuori dal guscio. Qui c'è Alcantara che salta un avversario, chiede anche il rigore, l'arbitro fa proseguire, poi il tiro di Florian è alto. Ancora Alcantara con il destro, para così in due tempi e Lanzotti. Il Padova colleziona soprattutto tanti calci d'angolo, su uno di questi, sugli sviluppi di un angolo, cioè il colpo di testa di Nicolini parato dal portiere. Petrilli mette in mezzo e cerca di arrivarci l'altro difensore centrale, Sentinelli, che però è anticipato all'ultimo momento. Il finale del primo tempo è tutto di marca friulana, c'è prima questo diagonale di Ortolana a lato, poi è Florian che ha la palla sul destro, cincisca però un po' troppo e calcia debolmente su Lanzotti. Il Padova parte molto meglio nel secondo tempo, ancora Petrilli si accentra, scarica il destro, deve respingere come può Vicario sul calcio d'angolo seguente, la palla arriva a Cunico, prova la girata con il sinistro e Vicario la leva dall'angolino, entra anche Ferretti, ma è Mirante qua il più pericoloso, va con il tacco in due tempi Vicario, è un assedio quello del Padova. La parte centrale del secondo tempo, Cunico calcia alto, si arriva al 26esimo, questo calcio di punizione è uno schema che libera Ferretti che di testa trova il secondo palo, esplode Leuganio, il Padova dopo tanta sofferenza va in vantaggio e torna anche al gol il Rulo Ferretti, nono gol in campionato per l'argentino. E rivediamo questo schema che porta a saltare Ferretti, colpo di testa precisissimo e Padova che sblocca la partita. Ferretti però si fa male tre minuti dopo ed è costretto anche a lasciare il campo, nuovo infortunio muscolare per l'argentino, al tuo posto Segato. Però sbloccata la partita, il Padova prova anche a divertirsi, Amirante tiene palla, serve Segato che trova benissimo Dionisi che sacca così il 2-0, l'arbitro però nulla per fuorigioco, si dispera Dionisi, sarebbe stato il suo primo gol in campionato, a queste immagini però si capisce che la sua posizione era regolare, quindi gol ingiustamente annullato al Padova che però continua ad attaccare. Amirante servito da Bortotto, salta anche il portiere e timbra così il suo sesto gol in sei partite giocate con la maglia del Padova. Siamo al 44esimo e Amirante si conferma ancora un cecchino implacabile sotto porta, 2-0, Leuganeo esplode, fa festa anche Salvatore Amirante, nuovo idolo della tifoseria biancoscudata. Padova che potrebbe anche trovare il tris con Segato che però qua è sfortunato, il suo destro imbatte sul palo al 50esimo, quinto minuto di recupero, cerca il 2-1 il Fontana Fredda ma è bravissimo Lanzotti su Florian e finisce proprio con questa azione la partita. Il Padova trova la quinta vittoria consecutiva, l'Alto Vicentino invece perde ancora, i biancoscudati volano a più 10 in testa alla classifica. Acquista l'esclusivo capo per i 105 anni del Padova su 665fashion.it.